quarto d'ora accademico e penso che possiamo cominciare. Innanzitutto buongiorno e grazie a chi è presente oggi, ai giornalisti, agli organi stampa, ma soprattutto ai nostri attivisti e amministratori che, nonostante l'ora non proprio favorevole, sono venuti qua per dimostrare anche la vitalità e l'attaccamento al partito, e questo insomma non è poco. Siamo a Malga Brigolina un po' perché questa stagione estiva, da un punto di vista turistico, ha fatto segnare un ulteriore segno più, e quindi insomma stare sulle nostre montagne ha un duplice significato, ancora più bello, ma anche perché Malga Brigolina sul Monte Bondone, sapete come questa montagna, oltre ad essere appunto la montagna di Trento, è anche al centro dell'attività politica anche del gruppo consigliare della città di Trento. Perché questa conferenza stampa? Beh, insomma, siamo alla fine dell'estate, in genere quando ci sono un po' i cambi di stagione si fa il punto della situazione, si fanno anche alcuni bilanci, si guarda a che punto si è arrivati. È ancora più importante farlo quest'anno perché l'autunno sarà un po', ci porterà direttamente all'anno prossimo e a un anno particolarmente importante con ben due appuntamenti elettorali, le politiche e le provinciali, ai quali il PAT vuole arrivare pronto e soprattutto competitivo. E quindi questa occasione ci serve per due finalità sostanzialmente. La prima è quella per rimarcare quanto di buono è stato fatto in questi 4 anni di legislatura, perché i risultati sono stati ottenuti in un contesto nuovo e non sempre facile, perché la sfida era quella di riuscire a fare meglio e di più con meno risorse. Questo l'abbiamo detto tante volte, ma spesso le critiche che ci vengono rivolte non tengono conto di questa situazione. E noi siamo orgogliosi di essere riusciti a fare di più e meglio con meno risorse, ma anche di essere riusciti a dare risposte nuove a un contesto che sicuramente è mutato e che non è quello degli anni delle legislature passate. È stata anche una legislatura che si è dovuta impegnare a Roma, perché mai come in questi anni si è dovuta difendere l'autonomia a Roma, e questo è stato possibile soprattutto grazie al patto che c'è stato fra le forze autonomiste e il governo nazionale, perché le forze autonomiste sono state un interlocutore non solo privilegiato ma autorevole e determinante per poter salvaguardare e rafforzare l'autonomia. La conferenza stampa di oggi quindi serve da un lato per affermare con orgoglio quanto fatto in 4 anni dal PAT ma da tutta la coalizione, e rispondendo così alle critiche che troppo spesso vengono rivolte da alcune parti, ma soprattutto che il PAT di fatto è un partito in grado di parlare a quella società civile che anche in Trentino chiede risposte, ha voglia di impegnarsi per la propria terra. Noi riteniamo che queste risposte abbiamo cominciato a darle, le abbiamo date spesso, ma soprattutto riteniamo di essere proprio la forza politica che può in un certo senso collaborare con queste forze, con la società civile, proprio anche per arginare l'antipolitica che spira da più parti. Quindi io mi fermo qua nell'introduzione, perché la mia vuole essere un'introduzione, e lasciare la parola a Franco Panizza. Beh, di solito nella conferenza stampa non si applaude, però sono contento che Simone Marchiori, che è giovane vice segretario, ha preso anche l'applauso degli amici che sono qui. Ringrazio anch'io chi ci ospita qui a Malga Brigolina. La scelta del luogo non è casuale, insomma, siamo in una struttura agroturistica, quindi anche all'interno del nostro mondo agricolo, dall'altro siamo in montagna, la siamo in città, e poi siamo anche sul Bondone, quindi tanti significati messi insieme che dimostrano anche l'incisività che il gruppo del Partito Autonomista Trentino Tirolese oggi nella città di Trento, e anche questa delega particolare che ha sul Bondone. Quindi voleva essere un segnale di attenzione naturalmente alla campagna, al mondo della montagna, ma anche comunque la dimostrazione di quanto si salvi questo il territorio al nostro capoluogo, quindi alla città capoluogo. Una duplice insomma dimensione. Ringrazio tutti, ma in particolare vedo che sono qui molto ben rappresentata il servizio consigliare, che è la sezione di Trento, ma anche il nostro gruppo della circoscrizione che fa capo appunto al Bondone, e questo ci fa naturalmente piacere.
e come ha detto bene Simone, dà la dimensione della vitalità del nostro partito, del radicamento territoriale che ha, del fatto di avere anche movimento giovanile, movimento femminile, anche una territorialità, insomma un'articolazione territoriale che è dimostrata anche dai nostri rappresentanti. E oggi il motivo per cui abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa è di fare un resoconto politico, ma soprattutto anche amministrativo, di questa legislatura. Normalmente i resoconti si fanno, vuol dire, un po' alla fine di un'annata politica, e con settembre si ricomincia l'attività, si arriva per qui per lì, quindi si voleva un po' anticipare il momento in cui invece si inizia a pensare al bilancio, si programma l'iniziativa politica per l'anno successivo. Ecco, voglio ringraziare tra l'altro tutti coloro che mi hanno aiutato con i dati, scrivendo anche alcuni stralci del documento, nel mettere insieme questo documento che è molto articolato e anche molto, molto preciso, e sottolineando peraltro che il Partito Autonomista è forse l'unico partito che in questi anni ha fatto funzionare ben 5 tavoli di lavoro, ha prodotto anche 5 documenti scritti frutto del lavoro fatto insieme ad esperti, esponenti del partito e ai nostri amministratori, un lavoro che ci ha permesso in questi anni anche di poter attingere a proposte ben precise che hanno poi orientato anche i nostri amministratori. Ecco, e di questo ringrazio in particolare di nuovo il mio vice segretario che mi ha aiutato molto in questo lavoro, ma anche Lorenzo Paoli che è peraltro coordinatore dei giovani, oltre naturalmente Eleonora Angelini che mi ha aiutato anche a strutturare il lavoro e a renderlo un po' anche, come dire, insomma, organico nella illustrazione. L'abbiamo fornito in coppia assieme ad una sintesi che può essere l'inizio, insomma, nel quale abbiamo messo gli aspetti politici e non tanto i dati che invece trovate tutti nel documento. Non vuole essere naturalmente un documento autoreferenziale in cui si raccogliamo tutti i risultati che appartengono peraltro all'intera coalizione e all'intera squadra di giunta, oltre che del Consiglio provinciale, ma un modo limpido, trasparente, voglio dire anche umile, di rendere conto agli elettori e alla comunità trentina di quanto è stato fatto e delle partite politiche anche che sono state portate a compimento e anche delle sfide che abbiamo ancora aperte e dei progetti che dobbiamo ancora realizzare, naturalmente mettendo in rapporto col programma di legislatura che è per noi come dire, il documento di riferimento rispetto agli obiettivi che ci siamo posti. Non siamo, come ho detto prima, autoreferenziali, però vogliamo anche essere ambiziosi di quanto fatto e riconoscere che questa coalizione è stata compatta in tutte le scelte decisive ed è riuscita anche a ottenere dei risultati importanti sia per l'autonomia che anche in termini di riforme strutturali che questo governo provinciale ha iniziato a fare. Parlando più strettamente del partito, l'ha già detto bene Simone, è un partito che ha scelto in maniera chiara una linea politica, ha scelto di far parte della coalizione del centro-sinistra autonomista, la quale ha dato e sta dando una forte impronta, e questo documento dimostra quanto di autonomista ci sia dentro nell'operato della giunta, e non solo naturalmente per la presenza del Presidente Rossi e dell'assessore Dalla Piccola, ma e anche di tanto il partito oggi ha fatto una scelta molto chiara anche nelle sue alleanze e anche nella capacità di rapportarsi rispetto alle forze politiche nazionali, come è successo con l'accordo fatto a Roma con la SVP e il PD nazionale, accordo che ci ha permesso in questi 5 anni, in questo caso sono 5, di legislatura nazionale, di portare a casa tutta una serie di impegni che erano contenuti in quel documento, e quindi in qualche maniera siamo diventati anche una forza politica affidabile a livello nazionale. Lo stesso ministro Lotti, nell'incontro che ha avuto qui in Val di Sole la scorsa settimana, ha rimarcato questo rapporto privilegiato con gli autonomisti, sia trentini che su tirolesi, e la volontà naturalmente anche di tenerlo in considerazione. Quindi vorremmo anche essere orgogliosi di una scelta coraggiosa, certamente, che ha portato però molti frutti, e soprattutto che ha dato la percezione di un partito autonomista finalmente affidabile, che ha scelto una linea e che su questa naturalmente si spende in maniera molto chiara.
i risultati politici sono anche legati ai rapporti che siamo riusciti ad avere non solo con il governo nazionale ma anche naturalmente con l'ESMO PECO, con Bolzano e con Innsbruck. Questo peraltro ritengo anche un risultato molto importante del fatto di avere un presidente autonomista che ha reso molto più facili naturalmente i rapporti con l'autonomia sudtirolese e la soddisfazione perché anche il progetto dell'Euregio ha iniziato a mettere in campo dei progetti concreti e anche alcuni progetti comuni che saranno molto utili sia per avvicinare il Trentino al resto d'Europa ma anche per aumentare la competitività del nostro territorio e così anche la strategia nel confronto d'Europa, la strategia usata, il potenziamento dell'ufficio Bruxelles, sono tutti risultati che non vengono da questa legislatura perché sono stati impostati naturalmente nelle altre, ma che hanno trovato in questa legislatura un forte slancio. Lo stesso risultato ottenuto di finora, sono riuscire a non mettere, a ripristinare la frontiera a Brennero, quindi questo forte accordo fra Rossi con Pacero, poi Platter nei confronti sia di Vienna che di Roma, comunque si è rivelato importante e soprattutto anche percepibile da tutti. Quindi un Euregio di cui si travede l'utilità e l'importanza. Per quanto riguarda la nostra proposta politica, come ho sempre detto, è una proposta politica inclusiva, è vero che noi siamo, credo, uno dei pochi, forse l'unico partito che è rimasto con lo stesso simbolo, quindi noi manteniamo la nostra identità, non rinneghiamo nulla del nostro passato, ma è chiaro che oggi il partito che noi stiamo ampliando è un partito che è molto aperto a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra autonomia, che hanno volontà di costruire, che si riconoscono naturalmente nei nostri valori e nei nostri principi, perché la politica ha bisogno di sintesi, abbiamo bisogno di dare forza alla politica, di unire le forze sia per essere più incisivi sul nostro territorio, ma soprattutto nel momento in cui la nostra autonomia è vista a Roma come un odioso privilegio, all'esterno è vista come un odioso privilegio, abbiamo bisogno di dimostrare che siamo compatti e che questo territorio invece trova coesione politica. Ecco, io credo che questo è stato un po' il nostro leitmotiv di questi anni, ma l'appello a tutti i trentini perché capiscano che dividersi non serve a nulla e che se vogliamo dimostrare che l'autonomia serve per autogovernare, serve per essere protagonisti, dobbiamo essere in grado di parlare una voce sola e di riuscire ad essere incisivi anche rispetto a tutte le partite che dobbiamo giocare con l'esterno del nostro territorio. Peraltro, riallacciandomi al ragionamento fatto prima soprattutto da Simone sulla vitalità del partito, voglio anche dirvi che stiamo cambiando sede, che con ogni probabilità con il primo di gennaio ci sposteremo in pieno centro, vicinissimo alle istituzioni, sulla sede che vuole essere aperta, sarà anche a piano terra peraltro, quindi anche, come si dice, accessibile a tutte le categorie, proprio perché vogliamo avere un partito dalle porte aperte che sia un gran luogo dove chiunque può entrare, ragionare e portare le proprie proposte. Ecco, per quanto riguarda la parte dei rapporti con Roma, un accenno brevissimo anche naturalmente per il mio ruolo, nel dire che a Roma siamo riusciti a portare a casa molte norme d'attuazione anche strategiche, a partire dalla nuova normativa sui contratti pubblici, la più recente, la competenza sui tributi della finanza locale, che è l'unica, che siamo gli unici ad averla in Italia, quella sull'esercizio venatorio, il Parco dello Stelvio, la pianificazione commerciale, l'amministrazione della giustizia. Voglio citare l'attivazione del credito imposta che è importante perché è la prima volta che la nostra autonomia riesce a incidere, a giocare con il terreno tributario e rimane sul campo la norma attuazione sulle agenzie fiscali che non porteremo in campo, non riusciremo ad approvare in questa legislatura, ma che secondo noi comunque rimane strategica perché è evidente che la funzione di autogoverno non può vivere solo di gestione delle spese, ma deve poter gestire anche almeno in parte le cosiddette entrate. Sullo sfondo c'è anche il referendum che tra qualche settimana si terrà in Lombardia e in Veneto. Noi siamo
ci poniamo insomma, con grande interesse rispetto al referendum, al risultato che avrà, io credo scontato, ma è importante che a livello nazionale si apra finalmente una discussione sul regionalismo, sulla necessità di dare più autonomia ai territori, di dare più autonomia a chi è in grado di gestire le proprie risorse e quindi di autogestirsi, e quindi ci auguriamo che questo referendum possa aprire una discussione che possa far cambiare anche la percezione nei confronti delle autonomie speciali, in particolare di quelle che funzionano. Ha detto bene anche il Presidente Rossi nel meeting di Rimini, l'Italia deve convincersi che l'autonomia è la soluzione dei problemi, è un modo per governare meglio, è un modo anche per risolvere i problemi dell'Italia, e quindi è una strada che va percorsa soprattutto per quei territori che sono in grado di percorrerla. Un'ultima, prima di chiudere, accenno alla nostra caratteristica di partito territoriale. Prendiamo atto con soddisfazione che tutte le forze politiche si dichiarano territoriali, hanno attenzione al territorio, e questo non può che essere positivo anche per un partito nazionale come il PD, però è altrettanto vero che la caratteristica territoriale del PAT è diversa rispetto alle altre, perché per noi il territorio, la necessità di rispondere al territorio, di fornire e di cercare di dare risposte alle esigenze della nostra comunità viene prima di qualsiasi ideologia politica, e quindi il nostro essere territoriali è naturalmente più forte e anche vorrei dire più radicale rispetto alle altre forze politiche, ma questo avvicinamento a una sensibilità territoriale non può che esserci utile e aiutarci anche ad avere una coalizione più ampia, una coalizione che prendiamo atto insomma anche alcune forze politiche, in particolare il Progetto Trentino che fa parte dell'opposizione, ma anche al Movimento Civico, vi è insomma una disponibilità al confronto. È ovvio che il Partito Autonomista prende questa apertura come positiva, perché crediamo che l'autonomia sia un patrimonio di tutti, la politica altrettanto, e se vogliamo riavvicinare la popolazione, la gente alla politica, all'interesse per la politica, dobbiamo essere in grado di dare dei messaggi positivi e di grande apertura. Quindi da parte nostra noi siamo pronti al confronto e a metterci in gioco, naturalmente con tutta la nostra storia e la nostra esperienza, ma anche con la nostra volontà di dare dei segnali di cambiamento e di poter innovarci. Non voglio trattenermi sui contenuti del documento, perché lo farà adesso l'assessore della piccola, che direttamente è impegnato all'interno del nostro governo, e lo ringrazio non solo per essere qui ma anche per questo impegno. Non so se nel frattempo è arrivato anche il consigliere Lozzer, che era qui vicino, però ecco, quello che vorrei rimarcare è che questo documento dimostra quanto il PAT sia diventato un partito di governo maturo e il filo conduttore della nostra azione politica, come ho detto prima. Ciò che è stato fatto è molto caratterizzato nel senso dell'autonomia, è quello di riuscire a rendere il Trentino più competitivo, di premiare la meritocrazia anche nei contributi alle aziende, di lavorare, di puntare sulla qualità trentina, su un forte radicamento territoriale e identitario, ma che si apre, sul rafforzamento delle connessioni fisiche e virtuali per poter interconnettersi e lavorare con tutto il mondo, e soprattutto nel saper valutare risultati, le ricadute in tutte le politiche e le politiche pubbliche. Nel momento in cui le risorse calano, e abbiamo citato anche dei dati sulle percentuali all'interno del documento, abbiamo bisogno di fare più spendendo meno. Non possiamo più permetterci di sprecare neanche un euro, e quindi ogni euro che si investe deve essere in grado di produrre dei risultati. E per finire, un forte investimento sulla conoscenza che possa essere accessibile a tutti, a partire dal trilinguismo, dalle lingue, che non può più essere un patrimonio solo di chi ha la possibilità di impararle, ma deve essere un patrimonio acquisito dall'intera popolazione scolastica. Grazie. Bene, allora non so se il consigliere Lozzer è arrivato, comunque oggi è anche il suo compleanno, quindi gli perdoniamo anche il ritardo in caso. E darei la parola all'assessore della piccola, che è il diretto interessato in questo momento dei contenuti del documento. In vero a me sarebbe toccato l'ingrato compito di elencare il fatto
il da fare della giunta ad un pubblico smanettato come voi a contare ciò che ha contato in questi 4 anni si è annotato in modo di esprimere, forse risultava già conosciuto e poco interessante. Allora credo sia utile rappresentare i contenuti di quel documento, forse da una prospettiva insolita, come ci piace fare quando raccontiamo quello che la Giunta in questi anni si è trovata nelle necessità di dover compiere, partendo da un ragionamento che è piuttosto d'attualità in questi giorni, quello relativo ai tagli, quello relativo alle risorse, osservando il comportamento nell'arco di questi 4 anni dei colleghi di Giunta, chiudendo gli occhi e guardandoli nella posizione in cui sono seduti sul tavolo della Giunta, dunque l'elencazione delle attività riguarda questo ordine. Una necessità generata da quell'impegno elettorale che ci eravamo assunti del fare meglio con meno e che in realtà è derivato da 2 condizioni, quella di fare meglio e che era la necessità di instillare la fiducia nell'elettorato e nei nostri cittadini trentini, perché la coalizione ha voglia di generarla questa fiducia, perché ha la voglia di ripresentarsi alle elezioni per completare un mandato molto difficile e con meno obtorto collo da una condizione generata dal profilo nazionale e dal ben noto problema che si è dovuto affrontare in funzione dell'applicazione del patto di stabilità, del taglio delle risorse. Di qui dunque ciascuno di noi ha dovuto prendere in mano il proprio mandato, farsi carico di una responsabilità che in qualche maniera mutava l'atteggiamento, il comportamento nei confronti del pubblico e di una programmazione che di fatto tiene conto delle risorse. Ed è di qui che vengono i motivi di tutti i comportamenti della nostra giunta, a cominciare, appunto, cito questo giro di tavolo di giunta, dall'assessore Dal Dos, che è il mio dirimpettaio e che ha innanzitutto rapporti con gli enti locali, in un momento dove le risorse a disposizione per i comuni in partenza di legislatura erano pari a 0. Ricordiamocelo, lui ha affrontato la sua partenza con una dotazione di 0 euro. Per fare una proporzione, colleghi della sua competenza di 1-2 legislature fa arrivavano, andando indietro agli anni 2000, ad esempio, a dotazioni vicine al 500 milioni di euro. Negli anni poi scemato, sulla legislatura è arrivata a queste condizioni. E dunque lì il coraggio di revocare delle opere per costruire un proprio paniere finanziario, concordando con i comuni certe scelte, portando avanti con caparbietà la riforma degli enti locali per arrivare alla riduzione del numero di comuni. In prospettiva arriveremo a un numero di 166. Così l'assessore vicepresidente, collega Olivi, in un atteggiamento nei confronti delle aziende e delle industrie, è mutato con una modalità completamente diversa dall'attuazione dei leaseback della scorsa legislatura, in questa non ne sono più stati fatti, e invece un impegno finanziario che si è concentrato prevalentemente sulle agevolazioni fiscali e su un'azione di ristrutturazione finanziaria dei problemi di imprese a seguito di un'analisi approfondita delle loro capacità di rigenerarsi di fronte a nuovi mercati e di fronte al mantenimento dell'occupazione. Partita più grande poi l'ha gestita il Presidente nei suoi rapporti con Roma, ve ne darà sicuramente un accenno fra poco, direi che è la partita più importante, mai come in questa legislatura infatti i rapporti sono obtorto collo, stati così insistenti e frequenti, e quindi una presenza metodica pedissequa nell'ambiente romano ci ha permesso di generare delle condizioni che hanno salvato alcune partite importantissime, ovviamente cito tra tutti il patto di garanzia, ripeto, ne parlerete dopo, ma nella sua partita di assessore alla scuola la responsabilità di riadattare le esigenze con una certo discussa comunque salvaguardia del precariato
e l'utilizzo di fondi europei molto importante per portare avanti un programma che era del Partito Autonomista, condiviso dalla coalizione, d'applicazione del trilinguismo, utilizzando 18 milioni di provenienza comunitaria. Il collega Mellarini poi si è trovato a dover gestire una partita molto importante, quella della protezione civile, riprogrammando, rimodulando l'intervento sulle infrastrutture della protezione civile, e una nuova legge sullo sport che permettesse, come al sottoscritto, di approcciare quel metodo di contribuzione più commisurato alle esigenze da un lato del volontariato e al ritorno economico di queste attività nell'accrescimento culturale e oltre che fisico che lo sport permette di avere la nostra popolazione. Il collega Gilmozzi forse più di tutti ha sofferto nelle sue competenze relativamente alle opere pubbliche di una riduzione delle risorse, dunque concentrarci su alcune opere strategiche, assumendoci la responsabilità del confermare il diniego di alcune altre che in questa legislatura sicuramente non avrebbero trovato spazio, è stato di certo il compito più ingrato. Però con grande soddisfazione ci approcciamo alla fine della legislatura con alcune di queste in appalto o in fase di appalto, tra tutte la variante di Cles, l'Oppio Busa, e per citare solo le più importanti, e con orgoglio il completamento di un altro nostro disegno che è un Trentino All Wired, tutto connesso con la rete a banda larga e gli spot wifi diffusi su tutto il Trentino, che di certo faranno bene ai nostri concittadini, ma saranno utilissimi anche al sistema turismo. 90 milioni di euro investiti per completare questa rete che poderosa, era stata costruita dalla precedente amministrazione ma mai ultimata. Il collega Zeni con la sanità ha portato avanti il piano alla salute, cominciato dall'allora assessore Rossi, poi dall'assessore Donata Borgonovo Re, infine terminato con una riforma piuttosto approfondita del sistema dell'azienda sanitaria, e con dei risultati tuttavia da un lato criticati per delle azioni che si è voluto in termini di efficientamento comunque portare a termine, mettendoci la faccia con responsabilità e per mantenere comunque un livello sul territorio di garanzia, di un rapporto medico-paziente che sia assolutamente personalizzato e con una caratterizzazione non da poco che è quella del mantenimento dell'eli soccorso H24, che di fatto ci permette di far funzionare una rete ospedaliera nel migliore dei modi. L'assessore Ferrari, protagonista in questi giorni di una considerazione da parte insomma, di qualcuno che la ricerca l'ha vissuta in maniera molto forte nel passato, dove abbiamo dovuto correlare questi investimenti ai risultati ottenuti, in particolare uno dei settori d'eccellenza e che è stato mantenuto e che diventerà comunque un cardine dei nostri progetti futuri, che è la FEM, che ha saputo assumersi questa responsabilità con un cambio al vertice sia del presidente sia del suo direttore. E i rapporti con l'università, piuttosto complessi, di certo traviati purtroppo dalla difficoltà di cassa, quindi con una gestione da parte del rettorato attenta anche a dinamiche alle quali prima non era abituata, ma che comunque non le impediscono di effettuare dei ragionamenti in prospettiva e contare comunque sulla garanzia di alcune risorse, semplicemente programmandosi e attingendo per il finanziamento momentaneo ovviamente al mercato. Benvenuto. E da ultimo ovviamente il sottoscritto in questo giro virtuale del tavolo di giunta, con una responsabilità relativamente a due settori importanti, quello del turismo e quello dell'agricoltura, nei confronti dei quali c'erano lo stesso tipo di difficoltà che si erano generate anche per i colleghi. Dunque, innanzitutto i fondi relativi alla promozione, fondi molto importanti per il Trentino, parliamo di 40 milioni di euro all'anno sul profilo centrale attraverso la marketing e sul profilo locale delle APT, che in prospettiva non sarebbero stati garantiti dal calo delle risorse,
e dunque il coraggio di applicare la tassa di soggiorno per poter permettere ai territori di mantenere un'autonomia finanziaria sta cominciando a dare i suoi frutti. Lo scorso anno, come sapete, come avete spesso già scritto, il primo anno completo di applicazione della tassa di soggiorno sono stati infatti ricavati dalla stessa 15 milioni di euro che ci permettono di mantenere dei livelli di finanziamento molto importanti. E poi nel sistema turistico la considerazione collettiva di un tavolo azzurro che collegialmente prende delle scelte anche piuttosto coraggiose e indirizza gli investimenti di Trentino Marketing su lidi che prima erano magari decisi a livello centrale, a livello verticistico, anziché con un metodo partecipato. Avete visto ieri, ad esempio, tra tutti, il lancio, l'investimento importante sulla stagione autunnale, metodo che fino ad oggi non le era stato riservato. E poi una piccola vera e propria rivoluzione dentro la Trentino Marketing, la cosiddetta rivoluzione digitale, un terzo delle nostre persone e delle risorse dedicato a una attivissima e sagace presenza sui social con il personale e con degli investimenti molto importanti che ci permettono di varcare i confini della nostra nazione in maniera molto rapida, veloce ed aggressiva alla ricerca dei nuovi clienti che sono i millennials, quei ragazzi che tradizionalmente si affiancano al nostro pubblico più affezionato ma che possono ampliare il nostro paniere della clientela. Sono questi dei progetti di natura strategica che si affiancano fortemente al tema della mobilità, tema che ci affligge e che insieme al collega Gil Mozzi dovrà trovare dei respiri di soluzione nei prossimi anni, ovviamente basandosi su una partecipazione pubblico-privato per cercare delle modalità di carpooling attraverso dei mezzi di trasporto collettivo gestiti in maniera finanziaria a livello collettivo, e poi con la mobilità alternativa premiando quella elettrica ci attendiamo degli ottimi risultati anche da e-bike. Forse tra tutti poi l'aspetto che ci preme di più è il progetto in prospettiva relativo alla programmazione agricola, programmazione che tra tutte custodisce il territorio coltivato del Trentino, il 9% di tutto il nostro territorio, di certo però quello che descrive tra il chiaro, tra il verde chiaro e il verde scuro dei prati e il coltivato e il verde scuro dei boschi, quell'armonia visiva e quell'estetica che i paesaggisti ci dicono risultare tanto gradevole a chi ci visita e che ci fa percepire un territorio coltivato rispetto a un territorio abbandonato. Ecco perché il recupero di terreni abbandonati, l'incentivo di giovani e di aziende nuove che si insedino con la ricerca particolarmente anche aggressiva, ci rendiamo conto, ma comunque di nuovi terreni anche da riprendere nella coltivazione, ci fa piacere e sono motivo di indirizzo. Ma poi soprattutto i grandi temi, quelli che preoccupano il nostro pubblico e che spesso voi avete descritto nelle vostre pagine e che sono quelli relativi alla convivenza di un'agricoltura piuttosto importante nei metodi, nei modi d'esecuzione per poter essere competitiva su mercati lontani e ovviamente la salubrità e la possibilità per il nostro pubblico di viverci vicino. Dunque di qui un impegno sia attuale sia futuro per rendere la nostra agricoltura sempre più sostenibile, in accordo con APOT, un programma molto importante di investimenti sia sostenuto dalla provincia sia alla ricerca di fondi sul mercato e a livello comunitario, in un programma di reimpianti dove la Fondazione MAC con i suoi nuovi brevetti finalmente potrà fare la parte del leone, perché di fatto oggi fondamentalmente dei cloni che sono stati studiati in tutti questi anni con investimenti molto importanti a livello territoriale non se ne è vista la presenza, dunque è importante poter mettere a fattor comune il frutto di tutto questo lavoro che in maniera assolutamente umile e silente è stato portato avanti. E dall'altra ovviamente il cercare di mettere al riparo dai rischi l'agricoltura, che è un'attività imprenditoriale che per sua natura invece a rischi è sottoposta, quelli meteorologici, e mai come in questa estate ne abbiamo visto l'applicazione pesante,
grandine, siccità, gelo, tutti messi insieme da una parte e dall'altra, e ovviamente la problematica relativa ai rischi di mercato. Un mercato molto aggressivo, quello internazionale, che ci pone delle domande e degli impegni, quelli di riuscire ad essere il più possibile capaci di resistere a una concorrenza molto molto aggressiva, e che quindi con queste nuove varietà e con lo studio in prospettiva di metodi che ci permetteranno di resistere a queste bordate che il mercato mette in campo, permetta anche all'agricoltura quindi di risultare competitiva mettendo in rete tutte queste sue capacità. Ecco. Io credo nel riassunto sia questo ciò che è stato fatto e che costituisce anche il metodo in prospettiva di lavoro, che salvaguarda innanzitutto un livello, una qualità di servizi efficace ed efficiente a servizio degli imprenditori e dei nostri cittadini, con un impegno ovviamente sul fronte locale e nazionale del riuscire a mantenere elevati attraverso tutti questi strumenti ovviamente i livelli di finanziamento, in una consapevolezza dei nostri imprenditori, che è quella innanzitutto che al metterci del proprio e al diventare innanzitutto imprenditori di se stessi, che si trova il canale preferenziale d'aiuto della provincia. Premiare chi rischia, premiare chi ci mette del suo, premiare chi è coraggioso da un lato, salvaguardando ovviamente le fasce deboli e riuscendo a ridurre nel maggior grado possibile le avversità, i rischi, e ovviamente costruendo dei cuscinetti, degli ammortizzatori non solo sociali ma anche per gli imprenditori nei momenti di difficoltà, e dunque a tempo iperdeterminato. Bene, allora grazie all'assessore della piccola, che penso abbia fatto una panoramica più che esaustiva di quanto delle principali cose fatte in questi 4 anni. Visto che ci ha raggiunto il presidente Rossi, lo inviterei a sedersi al tavolo e a portare anche lui il suo contributo. Buonasera. Buonasera a tutti. Un saluto più che il contributo, nel senso che credo che avrete già parlato a sufficienza. Quanto tempo hai parlato? No, non tanto. 3/4 d'ora? 34 minuti. 34 minuti. Ultimamente le conferenze stampa si fanno tutto fuori dalle sale. Ma no, niente, io sono qui soprattutto per salutare, evidentemente, per ringraziare anche del contributo del Partito Autonomista, anche di riflessione, no, rispetto all'andamento del governo provinciale e dell'impegno della maggioranza rispetto all'attuazione del programma, e anche, mi pare, credo, anche con qualche sollecitazione, qualche stimolo rispetto al futuro, evidentemente, perché bisogna tracciare anche un po' le linee di quello che il programma di governo è stato in grado di garantire alla nostra comunità, ma anche di individuare delle prospettive. Insomma, io credo di poter dire soprattutto due parole rispetto a questo, nel senso che abbiamo attraversato un periodo anche in Trentino di difficoltà, di crisi economica, in un'economia che, come sapete, è ancora troppo legata a una dimensione nazionale. Questo è il motivo principale anche di differenza rispetto ad altri territori a noi vicini, in particolare l'Alto Adige, che è l'unico territorio che in tempi di crisi ha saputo crescere perché è collegato all'economia tedesca, che è l'unica che è cresciuta in tempi di crisi. Credo che le difficoltà oggi nel fare politica stanno soprattutto nel clima complessivo che le nostre persone respirano nelle città e nei paesi e nell'opinione pubblica, alimentata insomma anche dai media e da un'esagerazione rispetto ad alcuni temi che è utilizzata ad arte per andare a raccogliere fette di consenso. Venendo qui ho visto una notizia che non so se è vera, perché bisogna sempre stare attenti, per cui non mi ricordo dove, 2 diciassettenni avrebbero aggredito una persona, in questo caso un rifugiato, ma ciò che conta è che sia una persona, indipendentemente dalla sua qualifica o dalla sua etichetta.
e avrebbero poi, gloriandosi di questa cosa, postato su Facebook questa aggressione. Ecco, io penso che questo sia assolutamente indicativo della difficoltà dei tempi che stiamo vivendo e di come ci sia un grande pericolo dentro la nostra società. I problemi che abbiamo davanti sono reali, sono grossi, non li dobbiamo sottovalutare, non dobbiamo neanche ingigantirli, dobbiamo sempre, come dire, anche fare la tara in termini di relatività rispetto a come si sta in altri territori. Basta vedere che cosa è accaduto a Roma anche in queste ore, in queste giornate. Quindi questi problemi esistono, però che passi l'idea che la soluzione di questi problemi sia evidentemente la persecuzione di persone che poi viene ostentata, no, come una ribellione positiva all'invasione, e io francamente sono molto preoccupato di tutto questo, e i venti che spirano anche in Europa su questo ci indicano con grande decisione che noi dobbiamo opporci a tutto questo. A me ha molto colpito per esempio ciò che è accaduto e cosa sta accadendo in Polonia, un paese di ispirazione cattolica, fortemente cattolico, che ha una deriva insomma quasi totalitaria, che sta cercando di eliminare delle libertà civili, costituzionali. Ha dovuto scendere in campo di nuovo Walesa a richiamare a questa attenzione. Ecco, noi fortunatamente ci sentiamo ancora fuori da queste logiche, però anche dentro la nostra società qualche episodio in questo senso l'abbiamo visto, e credo che un partito come il nostro, in particolare un partito come il nostro, che è autenticamente in mezzo alle persone, autenticamente in mezzo alla gente, perché il Partito Autonomista, per come l'ho conosciuto io e credo per come lo conoscete tutti voi, è un partito che, sbagliando o facendo bene, comunque ha sempre fatto politica su una filiera corta, cortissima. Non ha un traino nazionale, evidentemente, e quindi ha sempre dovuto fare politica in mezzo alle persone, dentro le comunità, e quindi ha un ruolo straordinariamente di maggiore responsabilità rispetto a queste dinamiche. Noi dobbiamo essere capaci di indicare la via, di vivere bene pur dentro queste problematiche importanti della nostra società. Il futuro credo che debba essere quello di un'autonomia che migliora la sua capacità di produrre ulteriore autonomia nelle persone, prima di tutto, nelle nostre famiglie, nelle associazioni, nelle imprese, nel sistema produttivo in generale, nelle istituzioni, che vuol dire aumentare il livello di responsabilità e di appartenenza di ciascuno di noi a un destino comune. Per me autonomia significa questo. Il centro-sinistra autonomista in questi anni, con errori, deficienze, mancanze, crisi dei partiti, anche noi le avvertiamo dentro il centro-sinistra autonomista, però ha garantito un presidio rispetto ad alcune derive culturali, anche anti-autonomiste, secondo me fortemente autonomiste, ha garantito un grandissimo presidio ed ha garantito comunque un modello di governo capace di collegarsi con un governo nazionale che, anch'esso pur tra mille difficoltà, ha comunque assicurato alla nostra autonomia un ulteriore avanzamento dei livelli di autonomia stessa e anche, direi, una sostanziale tenuta del quadro sotto il profilo in particolare finanziario. Sono stati i governi precedenti in modo particolare a introdurre i cosiddetti concorsi e i cosiddetti tagli, come li chiamano, alla disponibilità economica del nostro bilancio. Con questo governo noi, vorrei ricordare, che abbiamo arrestato assieme a Bolzano questa tendenza, questa deriva che ha toccato il massimo picco con il governo Monti,
e che invece si è arrestata con il governo Renzi, prefigurando una stabilità dei conti della nostra autonomia. Questo è un elemento di straordinaria importanza e questo è frutto di un ragionamento politico che gli autonomisti, dentro il centro-sinistra autonomista, con altre forze in forte collegamento con Bolzano, hanno assicurato al nostro territorio. Allora dobbiamo stare, io credo, ancora dentro questa logica, cercando di migliorare il rapporto con le persone e di migliorare il rapporto di partecipazione e di condivisione anche delle scelte. Abbiamo bisogno di una provincia, e quando dico provincia, di un Trentino più che di una provincia, più unito, più coeso, più forte, più capace di fare sistema. Io credo che sia fondamentale un ragionamento con diversi amministratori che ci hanno posto questo tema, più che porsi come interlocutori politici pseudopartitici o di liste, hanno posto questo tema della coesione, l'hanno fatto credo anche con un livello di responsabilità, distinguendosi invece da quelle opposizioni demagogiche che non sanno far altro che protestare. E quindi io credo che ci sia la necessità per il centro-sinistra autonomista di riuscire a intercettare questa esigenza. Poi come questo si tradurrà non sta certamente a me dirlo, saranno i partiti, ci sarà la formazione delle liste, ci sarà un ragionamento che dovrà evidentemente tenere conto anche di strategie e di, mi auguro, valutazioni da fare non in maniera a prioristica e a critica rispetto ai risultati elettorali delle politiche, ma tenendo conto anche del risultato elettorale delle politiche. Lo dico subito, non perché io pensi, ma non credo che lo pensi nemmeno il PAC, che sia utile avere una politica dei due forni o delle mani libere o di quello che si vuole. No, non è così. Penso che il software giusto sia il centro-sinistra autonomista, ma penso anche che, come abbiamo saputo fare in questi anni, dobbiamo saper distinguere i piani tra elezioni politiche e elezioni provinciali. Questo è sempre avvenuto, ci sono partiti che su questo hanno anche costruito una parte delle loro fortune passate in Trentino, ed è stato positivo questo, perché ha consentito una grande coesione alle provinciali, e quindi credo che questo patrimonio di essere capaci di parlare anche a una parte di Trentini che magari alle politiche non riesce a essere direttamente rappresentata sia un dovere istituzionale quasi dell'anomalia del centro-sinistra autonomista. E quindi a maggior ragione questa volta, dove noi abbiamo i collegi, certamente sì, quindi ci sarà una logica di coalizione, ma ahimè la logica di coalizione, se non succedono miracoli in questi mesi, non apparterrà invece a livello nazionale. Noi andremo alle elezioni con una impossibilità di fatto di stringere, non di stringere accordi, ma di stringere accordi facendo affidamento sul fatto che ci possa essere un vincitore. L'altra volta noi abbiamo fatto un accordo forte con il PD, giusto segretario, ma confidando su un sistema elettorale che in qualche maniera, poi anche l'altra volta è stato difficile avere un vincitore, ma che però in qualche maniera un vincitore lo prefigurava. Questa volta il vincitore non ci sarà, quindi sarà una campagna elettorale tutta spezzettata, dove ognuno correrà per sé, e finita la campagna elettorale bisognerà riprendere il discorso. Ecco perché dico che le elezioni politiche sono un passaggio importantissimo, ma non sono l'unico passaggio a cui il centro-sinistra autonomista deve ispirarsi in vista delle provinciali. Perché? Perché qui abbiamo l'autonomia e noi non possiamo permetterci di consegnare l'autonomia a un'impostazione politica che rischia di rincorrere quelle derive demagogiche e populiste e assolutamente pericolose per la nostra autonomia stessa, che di fronte a uno scenario che non conosciamo potrebbero anche prevalere. Ecco, questo è un richiamo forte che io mi permetto di fare in questa sede anche al Partito Autonomista, che se avrò modo farò dal mio punto di vista con umiltà e con lo spirito di portare un contributo e non evidentemente un obbligo anche alle altre forze
politiche, perché credo che il valore del far funzionare la macchina dell'autonomia sia davvero un valore importantissimo per il futuro dei nostri figli e di chi vive in questa terra. Insomma, credo di essermi sufficientemente spiegato, penso che non sia il caso, insomma, di stare qui ad affrontare i temi specifici del governo, perché ne abbiamo parlato tante altre volte e credo che con il documento ne avete fatto molto, una sintesi, quindi grazie anche per questo. Quindi mi fermo qui. Grazie al Presidente Rossi, e se all'inizio dicevo che uno degli scopi di questa campagna elettorale, di questa conferenza stampa, scusate, era quello di presentare i risultati, quanto di buono è stato fatto in questa legislatura, almeno in questi primi 4 anni, anche con una punta di orgoglio, consentitemi di dire che con la stessa punta di orgoglio che dico che questi risultati sono stati conseguiti anche con Ugo Rossi, Presidente della Provincia, che è, resta insomma, il nostro Presidente, e quindi insomma è un orgoglio in più poterlo dire da autonomisti. Darei la parola, rinnovando gli auguri per il suo compleanno, al consigliere Lozzer. È lui che parla. Paghi tu? Pago io. Beh, ottima scelta. Allora, innanzitutto devo fare un ringraziamento al nostro segretario che oggi, giorno del mio compleanno, ha scelto il luogo, la Malga Brigolina, una malga per fare questa conferenza stampa. Quindi per me questo è il primo regalo in assoluto. Volevo ringraziarvi per questa presenza, naturalmente agli amministratori di Trento, prima di tutto all'assessore Stanchina, al capogruppo nostro Pattini, e poi c'è anche Uez, poi Maestranzi, insomma. Per me è una soddisfazione essere qui in questo luogo per portare anche il saluto naturalmente del gruppo consigliare, del mio capogruppo Lorenzo Sana, che forse ci raggiungerà perché è appena atterrato in ritardo con l'aereo, ma arriverà a fare sicuramente un brindisi con noi. Tutti i colleghi, ecco, io naturalmente oggi per me è un giorno un po' particolare, no? E quindi lo vedo anche come se quando si festeggia un compleanno è sempre un momento anche di festa, ma anche un momento anche di riflessione, no? E per me è una soddisfazione essere qui con la giunta provinciale, con col mio presidente, col mio assessore, col mio segretario, con i vertici del partito in questo luogo. Sono stati quasi 4 anni, 4 anni importanti, anche 4 anni che hanno toccato tanti aspetti importanti, anche momenti non facili sicuramente, ma lo sapevamo. Perché 4 anni fa, quando io parlai col presidente Rossi, con Ugo, mi ha detto: guarda Graziano, che sarà un momento difficile, saranno 5 anni difficili. Io le ho detto: guarda presidente, io sono abituato a lavorare, io vengo dalla montagna, quello che posso fare per questo tuo progetto io lo farò, e lo farò insieme a tanti trentini. Io vorrei portare anche così, anche una voce di un trentino che molte volte non si sente. Molte volte io dico spesso: anche questo è trentino, vero? Lo dico in maniera, sembra forse ironica, però c'è un trentino che crede al Trentino, crede a un futuro, crede ai nostri giovani, crede a un Trentino che ha una forza, che ha un'autonomia che viene oltre alle norme, oltre agli statuti, oltre alla storia. Un Trentino che vive tutti i giorni, che lavora e che crede anche in un momento così difficile, pensa a un futuro, penso al nostro mondo, al mondo magari lontano dalla città, e che dialoga con la città. E credo che in questo momento il lavoro che dobbiamo fare è pensare di legare fortemente la nostra città di Trento con le nostre valli, quindi un collegamento forte per il settore turistico, anche nel dialogo, nel commercio, nei rapporti istituzionali. E io dico, quest'oggi è anche un giorno importante, il Presidente ha detto indicare la via del futuro. La via del futuro, Presidente, c'è, credo. Insomma, le persone che vogliono lavorare e credono al Trentino ci sono. Non sono sicuramente quelle persone che dicono che noi abbiamo distrutto il Trentino, che non sappiamo amministrare. Credo che la via del futuro è tracciata e fa parte della nostra, al di là dei partiti. Questa è stata una bellissima esperienza. Credo che il centro-sinistra autonomista
ha dimostrato di credere nel nostro Trentino, e quindi io voglio dire, vi lascio con questo pensiero, con un pensiero, voglio dire, di una visione positiva, perché tante volte è facile adesso, io parlo da consigliere di maggioranza, è un ruolo un po' particolare, nel senso che è molto più facile fare il consigliere di opposizione, presidente. Fare il consigliere di maggioranza tante volte vuol dire parlare poco con i giornalisti, vedo la Luisa, nel senso parlare di politica, vuol dire parlare con la gente, vuol dire risolvere i problemi senza scrivere le mozioni e fare le mozioni all'assessore o al presidente, vuol dire risolvere i problemi, vuol dire stare in mezzo alla gente anche quando i momenti sono difficili. Ecco, questo è veramente, anche questo è Trentino. Ecco. Quindi vi ringrazio di cuore che siete qui, ringrazio chi ci ha ospitati, naturalmente saluto i malghesi della nostra Malga Brigolina, e niente, continuiamo così, ringrazio il segretario che è sempre presente su tutti gli incontri, non serve, sì, no. E quindi grazie a tutti voi. Bene, con l'ambizione di essere l'interprete di questo Trentino che crede nel Trentino e di avere in minoranza, diciamo, chi invece critica e non crede nel Trentino, lascerei le conclusioni al rappresentante degli amministratori della sezione di Trento e del gruppo consigliere di Trento, Alberto Battini. Conclusione. Minore conclusione. No. Saluto conclusivo. Io mi sono permesso, insomma, di intervenire a nome del gruppo consigliare, ma anche della segreteria della sezione di Trento. E per noi essere qui oggi ha un significato molto importante. Ha un significato perché sul Monte Bondone, sia con l'assessore Stanchina, che l'assessore al turismo e all'agricoltura, sia con l'assessore Uez, che è l'assessore allo sport, sia con, soprattutto, con Dario Mestranzi, che è consigliere delegato con delega sullo sviluppo del Monte Bondone, noi siamo molto impegnati sulla valorizzazione culturale, identitaria di questa montagna che è il giardino della città. E questo è fondamentale. Quindi per noi averla fatta qui ha questo significato di disponibilità completa a rilanciare una montagna che per 20 anni ha avuto il mal di gola, insomma, ha avuto difficoltà a respirare, ha avuto difficoltà, insomma, a emergere con l'agricoltura, con la Marga, con tutto questo sistema ecosostenibile che sicuramente deve proseguire. Ma oltre ad avere questo pieno impegno da parte di tutto il gruppo consigliare, ma anche della sezione di Trento, noi abbiamo anche l'impegno dell'assessore Dalla Piccola, che è assessore al turismo, assessore all'agricoltura, quindi diciamo c'è una sinergia completa verso questi obiettivi. Senza parlare, insomma, della disponibilità di Lozer, che su questo campo del Maso, insomma, ha fatto un disegno di legge che finalmente, insomma, si riuscirà a creare un'identità ben precisa del Maso, come in Alto Adige, come su Tirolo e in Trentino. La disponibilità della giunta provinciale per il comune di Trento, e non parlo del partito, è stata totale. Io penso che difficilmente ci sia stata una giunta provinciale che ha colloquiato con la coalizione, che è la stessa che governa la città e governa la provincia. E quindi in questi 4 anni c'è stata una piena disponibilità, ritengo, da parte sia del Presidente che della Giunta a colloquiare con la città. La città non ha difficoltà a colloquiare con la provincia, e la provincia considera la città una parte integrante del Trentino. E sui temi, poi, non vado sui temi, per noi era un breve saluto di ringraziamento per averci invitati a questa conferenza, e a testimoniare la disponibilità della città e il piacere della città ad avere una provincia che non vede la città come una difficoltà, ma come una parte integrante. Grazie. Bene.
Bene, grazie anche da Giacomo Pattini. Se ci sono domande, sì, certo. Per quanto riguarda le politiche, ci sarà, cioè che se sarà, ci sarà un accordo a livello nazionale per cui, oppure stavolta vista la legge elettorale non serve? Dipende da che cosa farà anche PD, nel senso che il PD come si presenta, da solo, con un'alleanza larga con la sinistra, con Alfano che cosa farà, cioè è un quadro molto instabile e quindi è assolutamente evidente che per fare degli accordi serve una stabilità di proposta politica. Questo non significa, come ho detto prima, che ci sia, almeno da parte mia, ma non credo, nemmeno risponderà Franco su questo, che ci sia la necessità di tenersi le mani libere, così come si dice, per sfruttare la situazione nel caso in cui ci siano risultati elettorali non confortanti. No, io credo che gli autonomisti e tutto il centro-sinistra autonomista dovranno fare un grande lavoro alle politiche, perché c'è una doppia valenza, quello di, speriamo, riconoscersi in una proposta politica di livello nazionale, ma soprattutto di garantire una rappresentanza parlamentare alla nostra autonomia che sappia lavorare indipendentemente poi dal risultato elettorale stesso, perché vorrei ricordare che l'autonomia e la sua rappresentanza parlamentare, le stesse istituzioni di autonomia, sono chiamate a dover operare anche se dovesse vincere le elezioni politiche chi evidentemente non la pensa come noi o ha un'altra impostazione. Quindi la delegazione parlamentare mai come questa volta dovrà avere grandi competenze e capacità di coesione come gruppo parlamentare trentino unito per confrontarsi con qualsiasi scenario. L'augurio è che ci possa essere uno scenario preelettorale che ci consenta di poter affrontare alcuni temi fondamentali per la nostra autonomia e per il nostro futuro su quel modello di accordo che avevamo fatto col PD, che aveva dei punti programmatici molto importanti, però poi bisogna che il risultato si realizzi evidentemente. Oggi abbiamo davanti una situazione di molta maggiore incertezza rispetto all'ultima volta, credo che questo sia evidente. Si sono raggiunte le cose, il Presidente ha colto nel segno la difficoltà di questo momento. Noi partiamo innanzitutto da una posizione consolidata che è da un punto di partenza importante, che è quella della coalizione in provincia, ma è quello soprattutto di un gruppo parlamentare molto unito, la cui unità ha prodotto anche molti risultati in termini autonomistici. Quindi l'accordo firmato 4 anni fa a Roma assieme alla SVP è un accordo che ha portato molti risultati, ci ha permesso, non ho nessuna paura nel dirlo, ci ha permesso di mettere al sicuro la nostra autonomia, perché ogni punto di quel documento è stato rispettato dai vari governi nazionali che si sono succeduti e da qui partiamo anche con una coalizione compatta in provincia. Dall'altro è evidente che abbiamo di fronte una situazione nazionale molto complessa, come lo è stata per la verità in queste legislature. Non c'è mai stato un governo a livello nazionale che sia stato del solo centro-sinistra. Vi ricordate, il primo governo è partito addirittura col sostegno di Forza Italia e poi adesso c'è il nuovo centrodestra, insomma è un governo che poi è cambiato con l'uscita dalla maggioranza di una parte della sinistra. Quindi noi riprenderemo fra qualche giorno insomma, i lavori parlamentari. Io non so in quale scenario ci troveremo. Certamente ci troviamo con un Presidente del Consiglio autorevole che ha anche le ultime votazioni che abbiamo visto in Senato, insomma, parlo per il Senato perché sempre è la Camera a rischio, insomma, ha sempre avuto la maggioranza, con un governo che cambia a seconda con una maggioranza che cambia a seconda dei provvedimenti, a volte vota il centrodestra o addirittura i grillini, a volte vota invece la sinistra, ma i numeri cambiano sempre a seconda del provvedimento che si va ad approvare.
e temo purtroppo che la prossima legislatura sarà una legislatura difficilissima, in cui fare sintesi, in cui muoversi sarà difficile per chiunque, per la delegazione autonomista sarà ancora più difficile, perché ci muoviamo in un terreno caratterizzato dalle forze politiche con un compito molto più, l'ha detto bene Rossi anche adesso, che è un compito molto più di maggiore responsabilità. Noi siamo Roma soprattutto per tutelare e valorizzare la nostra autonomia speciale, quindi anche quando ci siamo abbiamo affrontato una finanziaria, noi abbiamo sempre lavorato all'interno di una coalizione di governo, ma il primo obiettivo era quello di portare a casa le richieste che noi ponevamo. Insomma, tante volte ci telefonavate per chiedere informazioni su questo, abbiamo sempre detto che non potremmo mai votare una finanziaria in cui non vi fossero soddisfatte alcune richieste che erano o in quell'accordo firmato o comunque diventavano determinanti per la nostra autonomia. Quindi la delegazione parlamentare e il gruppo parlamentare, che mi auguro insomma sarà quello, sarà riconfermato l'alleanza che abbiamo fatto l'ultima volta, dovrà porsi di fronte alla maggioranza parlamentare con questo obiettivo e non solo in termini di appartenenza politica. Questo è evidente, lo è stato, lo sarebbe stato così anche questa volta, anche se questa volta la delegazione parlamentare era molto, molto omogenea, mi auguro che lo sia anche la prossima volta. È certamente difficile fare previsioni in uno scenario che è completamente, come dire, oggi Bauman parlava di liquida, insomma, e non sappiamo con che legge elettorale andiamo a votare, non sappiamo che alleanze ci saranno, dipenderà molto anche dalle elezioni siciliane, dipenderà se si riesce a fare una legge elettorale, perché qualche tentativo c'è, dipenderà da quale rapporto ci sarà fra il PD e i fuoriusciti del PD, o se nascerà questo progetto di, cioè, il progetto di Pisapia c'è già, ma quanto riuscirà a dialogare col PD e quanto Forza Italia farà o meno l'accordo con il nuovo, con la destra, quindi con la Lega e con Fratelli d'Italia, e quanto all'interno della Lega prevarrà la linea Salvini, che è una linea nazionale in contrapposizione a quella del Sole Nord che c'è alla fine ora. Insomma, le variabili sono davvero molte e quindi è difficile capire oggi che posizione prendere. Certo è che noi prenderemo una decisione tenendo come primo obiettivo il nostro territorio, la nostra autonomia, e naturalmente assieme alle SVP, ragionando anche con loro e ragionando naturalmente con tutta la coalizione, perché da lì naturalmente partiremo. Scusate, potete fare silenzio, grazie. Partendo sempre dal presupposto che quanto più larga la coalizione, tanto più riusciremo anche ad essere a Roma rappresentativi e forti nel portare avanti le nostre istanze, perché dietro alla delegazione parlamentare della regione Roma non percepiva, o il governo percepiva solo dei partiti, ma percepiva degli interi territori, e questa è stata una percezione fondamentale. Cerco di spiegarmi meglio, che ci sia sempre stata una distinzione tra il piano tra le elezioni politiche e quelle provinciali non è affatto una novità, è scritto nei numeri ed è scritto nelle scelte prima che dei partiti dell'elettorato trentino, nel senso che se così non fosse stato nel 2008 il centro-sinistra autonomista non avrebbe vinto, ma avrebbe vinto il centrodestra, che qualche mese prima vinse in maniera molto forte. Ricordiamo tutti il collegio di Trento dove andò, non successe solo all'epoca di Nino Andreatta, ahimè, ma successe anche più recentemente, all'epoca del senatore Betta, se tutti ricordate.
Quindi per fortuna che questo accade, perché se non fosse accaduto noi oggi avremmo uno stato dell'arte, dell'autonomia molto diverso rispetto a quello su cui invece possiamo contare. Quindi non è una novità di Rossi, di una forte distinzione tra il progetto politico delle nazionali e quello delle provinciali. C'è la capacità attrattiva del centro-sinistra autonomista, è sempre andata oltre il centro-sinistra autonomista. Quindi io dico che bisogna tener conto di questa esigenza. Naturalmente le due cose non è che siano scollegate, ed è ovvio che si condizionano, tant'è vero che si condizionano al punto tale che ho detto, proprio in virtù di questa differenza di livello, che bisognerà tenere conto anche del risultato delle politiche e magari aggiornare la nostra strategia proprio in direzione di questa necessità. Per aggiornare la nostra strategia e per riuscire ad mantenere quella capacità che il centro-sinistra autonomista ha avuto di attrarre consensi anche oltre la sensibilità puramente politica, io penso che per come oggi il dibattito politico si è sviluppato e per ciò che sentiamo sul territorio, ciò che un gruppo di sindaci ha in qualche maniera rappresentato, senza che possa costituire un partito, senza che possa costituire un'interlocuzione politica diretta, perché evidentemente oggi ancora non lo è, ci sia la necessità però di aprire un ragionamento su questa sensibilità che esiste, che oltretutto si è dichiarata, mi pare, non interessata a percorrere alternative politiche perché avverte la necessità di mettere un freno a quella logica demagogica e populista. Quindi mi sembra naturale che si debba fare un ragionamento di questa natura. Poi se qualcuno dalla parola ragionamento ne ha ricavato la parola collegio, certamente non sono stato io a dire un collegio, i titoli dei giornali, come sapete bene, li fanno i titolisti, tante volte neanche gli articolisti. Penso però che poi la politica, una volta che si è manifestata con una condivisione programmatica, con una partecipazione, con una visione comune, non credo di scandalizzare nessuno affermando che la politica ha bisogno anche di livelli di rappresentanza, altrimenti io non ho mai visto nessuno, neanche dei più puri in tutti questi anni, no? A favorire livelli di partecipazione e di condivisione e poi non aspirare a un momento di rappresentanza, insomma, no? Credo che insomma sia abbastanza naturale, però questo è evidente un ragionamento che dovrà affrontare la coalizione. Mi auguro che i partiti si ritrovino presto, che lo facciano anche in autonomia rispetto a ciò che dice il Presidente, perché qui si tratta di coinvolgere tutti. Questa è la mia opinione, che mi deriva dalla lettura degli andamenti elettorali di questi anni e anche un pochino dal sentire che ho stando dentro la nostra comunità. Ma non mi sembra una cosa così sconvolgente, insomma. Più o meno l'hanno detta in tanti, nel senso che un po' di tempo fa la disse il segretario del PD, un po' di tempo fa la disse Franco Pagnizza, un po' di tempo fa l'ha detta il segretario del PT. Credo che dentro la stessa UPT il dibattito, che inizialmente era orientato a un rifiuto di questa idea del civismo come salvatore del futuro, invece in questo momento si sia abbastanza sdoganata. Io sono contento se questo livello istituzionale, che mi sembra responsabile e non come dire fondamentalista, dialoga con le forze politiche della mia coalizione, indipendentemente da come con chi lo fa, perché penso che questo faccia comunque bene alla particolarità del centro-sinistra autonomista. Poi gli uomini e le persone faranno le loro scelte, insomma. Però mi sembrerebbe sciocco non tenere conto che c'è questa esigenza dentro la nostra società. Io credo che se una coalizione o dei partiti dovesse aprire, dovesse rappresentare aree più vaste, sensibilità più vaste, poi questo debba accadere nella realtà,
infatti in questo, quando ha detto di rinnovare, l'abbiamo visto alle ultime liste per le provinciali, ma ci sono qui anche i rappresentanti della stazione di Trento e delle circoscrizioni, noi questo rinnovamento e questa apertura l'abbiamo portata avanti. Allora, se si parla di apertura, non è che puoi chiudere i confini e dire sì, è un'apertura però fittizia, senza rappresentanza o a metà. È ovvio che è un'apertura che deve avere un ragionamento programmatico alla base, deve esserci un'elaborazione comune, ma se apri è chiaro che chi partecipa deve essere coinvolto a pieno titolo. Il pensare di aprire ma poi tenere gli stessi partiti fissi come erano prima è un'operazione che oggettivamente è senza respiro. Quindi mi pare scontato che se tu apri, con le persone con cui apri le devi anche valorizzare, coinvolgere, se no l'apertura serve ben poco. Camera è ancora da vedere, cioè la legge elettorale non è ancora definitiva. Però al Senato soprattutto al Senato. È evidente che la logica, come ho detto prima, è quella di coalizione, ed è assolutamente evidente. Il problema è che la coalizione ha un interlocutore politico che è totalmente proporzionale, su un livello proporzionale, prima no, quindi prima era più semplice anche tecnicamente fare dei patti, stringere degli accordi, perché porti dei voti a un certo tipo di coalizione. Oggi non è così. Allora, io confido che, siccome sono convinto che alcune idee di valorizzazione, di tutela e anche di messa a disposizione della positività, dell'autonomia per una ripresa di un'idea di regionalismo vera, io ne ho parlato con Bonaccini l'altro giorno, c'era anche il senatore Panizza al meeting di Rimini, e mi pare che anche dentro il PD assisto ai sindaci capitanati da Gori che in Lombardia stanno cercando di affrontare il tema di una maggiore autonomia. Mi pare che anche in Veneto qualcuno cominci a capire. Allora, l'anomalia trentina è anche a disposizione per cercare di riportare dentro il dibattito politico di riforme complessive da fare un'idea seria di regionalismo anche ad assetto variabile, che è uno dei modi con cui noi possiamo preservare la nostra autonomia, perché se la nostra autonomia è considerata un esempio positivo è assolutamente evidente che ne avremo un beneficio, ma io sono convinto che ne avrà un beneficio il nostro paese. Se domani la Lombardia, e io stimolavo Maroni a chiederle queste competenze, ma al meeting non ne ha citata nemmeno una, perché l'autonomia è esercitare le competenze, non è dire mi tengo i soldi. Sì, certo, ti tieni i soldi per esercitare le competenze, devi dire che competenze vuoi. Cosa vuoi? La scuola? Di allo Stato, dammi la scuola in delega. Bolzano, la scuola italiana ce l'ha in delega, non ce l'ha come competenza. Quindi lo Stato, con l'articolo 116 terzo comma, può dare la gestione della scuola alla regione Lombardia, ma non la chiedono. Anzi, mi risulta che stiano trattando con l'ANAS il ritorno delle strade regionali all'ANAS. Allora, io penso invece che si debba aprire una fase. Allora, è su questi temi che bisogna costruire gli accordi politici, e sono convinto che si debba stimolare anche il PD in questa direzione, perché fa il bene del paese. Se l'Italia lascia correre a una velocità maggiore le regioni che dimostrano di saper correre, si spende meno in quelle regioni, restano un po' di soldini per le regioni che corrono meno velocemente, e l'Italia non ha altro che guadagnarne, e noi dobbiamo essere gelosi di questo, ma nessuno può pensare di dichiararsi speciale. Maroni l'altro giorno al meeting ha detto la Lombardia è speciale perché è in testa alle classifiche per le politiche del lavoro. Ma che cosa significa? Non ha nessun significato. Chiedi le competenze e aumenta così il tuo grado di specialità. Allora, questi sono i temi politici
su cui credo un partito autonomista, un trentino del centro-sinistra autonomista deve sentirsi impegnato rispetto alle politiche che verranno. Poi ci sono i nostri temi, c'è la 22, ci sono una serie di questioni che evidentemente sono di straordinaria importanza per il nostro territorio. Con Bolzano ne stiamo parlando, vogliamo sfruttare l'ultimo scorcio di legislatura, come sapete, per riuscire specialmente sulla 22 a definire un po' più compiutamente gli accordi che abbiamo fatto. Vorremmo riuscire a sistemare anche una parte di incongruenza delle norme che regolano l'armonizzazione dei bilanci, in particolare quelle che penalizzano i nostri comuni, che a differenza dei comuni nazionali, come noto, non hanno un livello di finanziamento nazionale. Quindi è la provincia che assicura l'armonizzazione rispetto allo Stato. I nostri comuni invece devono applicare delle ulteriori norme per assicurare armonizzazione quando l'ha già assicurata la provincia. Questo è un elemento che con Bolzano vorremmo cercare di quantomeno diluire nella prossima legge finanziaria. Sono cose anche, se volete, tecniche, però gli accordi poi politici si fanno su questa impostazione. Io mi auguro di poterli fare, naturalmente con il PD, con un PD che sia forte, che sappia ricomporre le sue difficoltà, le sue fratture, sapendo che però noi facciamo accordi se siamo protagonisti, insomma. Il Trentino non è a traino di nessuno, evidentemente. Ha una sua dignità, una sua capacità di pensiero e, come spesso diciamo tutti nella coalizione, ha una sua anomalia, che è proprio questa che vi sto descrivendo adesso, che siamo capaci di collegarci, ma siamo noi stessi. Rispondo io o rispondo il Franco? Io continuo a ribadire che la questione del Presidente è una del ragionamento politico della coalizione e ripeto che per il Partito Autonomista oggi, come non esistono motivazioni politiche né amministrative per mettere in discussione la coalizione, altrettanto non vi sono motivazioni politiche o amministrative per mettere in discussione il Presidente attuale, che sta lavorando, operando in maniera autorevole e si è dimostrato essere autorevole e, come dire, portavoce e anche referente della nostra autonomia anche nei confronti di Bolzano, di Ispoc e di Roma. Quindi per noi non esistono oggi motivi per mettere in discussione né la coalizione né il Presidente. Se le altre forze politiche chiederanno di ragionare, di aprire su questo ragionamento, noi come sempre saremo assolutamente disponibili. Prendo atto però che finora nessuna forza politica ha posto questo argomento. Peraltro io e i miei due colleghi segretari li ho anche sollecitati a trovarsi e credo che nelle prossime settimane ci troveremo, ma sinceramente nessuno di loro ha mai posto il problema adesso o nei prossimi mesi di ragionare sul Presidente, ma viceversa. Il tema politico è come vincere l'astensionismo, come avvicinare la gente alla politica, come combattere il populismo e come mettere in campo una proposta politica seria, forte, che c'è già, ma che va fatta percepire meglio su esterno. Io credo che, come ha detto bene anche il Presidente, la coalizione, e come si dimostra anche in questo documento, la coalizione abbia operato bene, abbia portato a casa molti risultati, però non sempre c'è questa percezione sull'esterno, quindi abbiamo bisogno anche di veicolarla anche con dei messaggi nuovi, anche coinvolgendo nuove persone. A tempo debito si parlerà anche di partiti, di liste, di candidati presidente, ma non mi pare oggettivamente che questo sia oggi un problema per nessuno, anzi io credo che l'avere un presidente solido, autorevole, sia una garanzia per tutti ed è visto oggi come un punto di forza da cui partire e per cui nessuno, insomma, nei colloqui politici avuti
ne ha parlato come di un'esigenza prioritaria per la coalizione, di un'esigenza che la coalizione debba affrontare. Mi pare che invece l'esigenza che tutti sentono è di come recuperare compattezza all'interno dei partiti. Ecco, più della coalizione forse sono più in crisi i partiti, dobbiamo essere sinceri, anche questo movimento di sindaci civici o di esponenti civici che è venuto avanti, penso che l'abbiano detto anche a voi, risponde più all'esigenza di ritrovare un rapporto con il territorio e di portare un contributo alla coalizione che non come un'alternativa alla coalizione, proprio perché si avverte tutti la necessità che questo progetto politico può essere sentito maggiormente dall'elettorato. Poi, come sappiamo, tutti i partiti di governo sono in difficoltà, in tutto il mondo sono in difficoltà, insomma non è solo qui in Trentino e in Italia, ma come ho detto prima, se guardiamo anche l'esempio dell'Austria, insomma prima l'UVP ha perso una marea di voti, in queste elezioni invece sono dati per vincenti, quindi vuol dire che forse insomma è cambiata un po' la percezione, anche il risultato dei 5 Stelle alle ultime amministrative ci porta l'idea insomma di un'Italia un po' più, non dico riflessiva, ma insomma un po' meno così disponibile a seguire solo la protesta. Insomma. Io ringrazio naturalmente Franco di questa fiducia, ringrazio il Partito Autonomista. Certamente, come ho detto tante volte, non sono certo io a mettere all'ordine del giorno questo tema, un leader o un coordinatore, un rappresentante e un presidente, quando espressione di una coalizione, non possa fare atti evidentemente di arroganza. Quindi io credo di essermi impegnato al massimo assieme alla mia squadra, e in questa squadra evidentemente c'è anche il Partito Autonomista, per cercare di fare del nostro meglio. Credo che un giudizio su come si è lavorato spetti evidentemente che poi evidentemente in base alla loro interpretazione lo consegneranno agli elettori. Credo però con grande franchezza e onestà che qualsiasi metodo i partiti decidano per affrontare il ragionamento o per sciogliere dei nodi, qualora questi nodi ci fossero, Ugo Rossi lo accetta in piena serenità, perché io sono prodotto delle primarie e quindi accetto qualsiasi metodo che i partiti si pongono. Ho già detto tante volte che non ho intenzione evidentemente di ritirarmi una maglia adiacente alla maglia regolina nei prossimi 5 anni, ma questo non significa che a tutti i costi bisogna per forza continuare a fare quello che si fa. Lo dico anche proprio perché, conscio del pericolo che le elezioni politiche rappresentano, nessuno di noi, e quindi Ugo Rossi per primo, ma inviterei tutti coloro che già si sentono evidentemente investiti di un ruolo anche per il futuro, nessuno di noi deve essere al riparo da ripensare la propria presenza e la propria utilità alla coalizione. Perché se alle elezioni politiche viene fuori una bastonata impressionante per la coalizione, memorabile, io credo che tutti si debbano mettere in discussione. E quindi quando Ugo Rossi dice che forse qualche decisione va presa dopo le elezioni politiche, lo dice anche perché ha la responsabilità di sapere che magari è il primo a dover essere messo in discussione. Perché noi non possiamo pensare di essere indipendenti, immutabili rispetto al gradimento degli elettori. E quindi io quando dico che il momento giusto per fare le scelte è dopo le elezioni politiche, lo intendo proprio perché a vari livelli bisogna avere, spero di no, ma bisogna avere anche la capacità di mettersi in discussione anche personalmente. Invece assisto a un dibattito anche in questi giorni, lasciatemelo dire, in cui autorevoli rappresentanti della nostra coalizione, anziché magari mettersi nell'ottica di mettersi in discussione, dispensano dall'alto della loro esperienza passata giudizi, a volte anche un po' troppo tranchanti,
non solo nei confronti del Presidente, ma anche magari di qualche assessore. Siamo tutti da mettere in discussione. Non intendo.